Oggi la Sidr va là per le porte per festeggiare i 50 anni. Una giornata molto importante perché appunto festeggiamo i 50 anni di attività della nostra azienda, un'azienda che è partita dal nulla proprio nei primi anni 70 in una realtà che di industriale aveva veramente poco. E il fatto di essere diventati un'eccellenza di livello mondiale per noi è un traguardo molto importante che ci deve impegnare per il futuro a essere ancora migliori e a crescere. Quindi importante per la Valtellina, importante per noi e soprattutto importante per Talamona. La maggior parte dei nostri dipendenti credo che arrivino da un raggio di 15-20 km al massimo, ma con una netta prevalenza di nostri collaboratori che vengono proprio da Talamona. Questo fa sì che l'azienda sia molto sentita a livello locale e noi ci sentiamo parte integrante di questa realtà. Noi oggi abbiamo circa 130 dipendenti con un giro d'affari annuale di circa 47 milioni di euro. Il 60% della nostra produzione è destinata all'estero, in Europa, Stati Uniti, in generale in tutto il mondo, e uno dei valori che abbiamo portato sul territorio è stato proprio il fatto di favorire la nascita di una serie di attività e di aziende nell'indotto che eseguono per noi tutta una serie di operazioni, anche di attività e di lavorazioni sussidiarie, e questo è un valore aggiunto ulteriore che abbiamo portato al territorio. Anche l'azienda talamonese fa i conti con i rincari energetici. La stiamo cercando di superare con tutto il nostro sapere, prima di tutto in termini di gestione dei costi e in termini anche di gestione delle relazioni con i nostri clienti, per cercare di trasferire il più possibile poi sui nostri clienti quelli che sono gli aumenti di costi che tutto il mondo ha registrato, ha dovuto subire, e ovviamente nella misura del possibile, perché non possiamo rischiare di mettere in ginocchio i nostri clienti in un momento in cui questo è il valore primo da preservare. Questo è un po' stato il nostro approccio a questa fase.